Passiamo alla pagina di cronaca e oggi ci occupiamo di un tema particolarmente delicato, quello dei suicidi nel Galles. L'hanno ribattezzata Death Town, la città della morte. Altro non è che Bridgend, una piccola cittadina del Galles, nel distretto omonimo, non lontano da Cardiff. Una città come le altre, senza nulla che sembrasse capace di risvegliare il quotidiano torpore in cui viveva. Ed è proprio in questa città, che conta poco più di 40.000 abitanti, che l'abitudine e la noia sono state distrutte da orrendi casi di cronaca nera. Tutto ha inizio il 25 giugno, quando la madre rinviene il corpo di Samuel Flick, ragazzo poco più che ventenne, impiccato nella sua camera da letto. Il giorno dopo tocca a Sarah Jail, al compimento del suo 18° compleanno, ad incontrare la medesima sorte. Da allora una escalation che arriva sino a questa mattina, col ritrovamento della vittima più giovane, Frank Levering, appena quindicenne. Finora i morti per suicidio sono addirittura 23, tutti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, e niente sembra indicare una prossima fine. Che cosa abbia spinto a questo disperato gesto così tanti giovani è tuttora un mistero. La polizia ha pochi indizi, alcuni di loro si conoscevano, frequentavano le stesse scuole, ma non sembra esserci alcun filo conduttore, se non uno strano tatuaggio che tutti i parenti hanno giurato di non aver mai visto prima su di loro. Si accusano i media di aver creato casi di emulazione, di giovani in cerca di una macabra celebrità. Cosa dobbiamo aspettarci quindi dai prossimi giorni e cos'altro succederà in questo paesino sperduto nella regione più estrema dell'Inghilterra? E c'è già chi parla di una imminente apocalisse volta a distruggere le nuove generazioni. Quel che è certo, tuttavia, è che il terrore serpeggia tra i genitori, timorosi che una sorte analoga possa colpire anche i propri figli. Have all gone. It's so quiet I can't sleep. Nelle ultime ore si susseguono continuamente nuove notizie. La polizia teme che qualcos'altro potrebbe accadere da un momento all'altro, incapaci di arrestare questa inesorabile sequenza di suicidi. Sono riusciti a raggiungere il signor Tom LeBlanc, zio di John Virel, la terza vittima. Signor LeBlanc, suo nipote, mostrava segni di ciò che stava per accadere? Assolutamente no. Non riuscivamo a spiegarcelo. Era un ragazzo molto solare, molto allegro, che andava bene a scuola ed aveva un bel gruppo di amici. Lei pensa che ci sia qualcuno dietro tutto ciò? Immagino di sì. Soprattutto dopo il ritrovamento di quello strano tatuaggio addosso, che non avevamo mai visto prima. Ho paura che si sia fatto convincere da qualcuno ad entrare in una strana setta. Era diverso il giorno della sua morte? Ma nulla di speciale. Un po' nervoso, ma pensavo fosse in ansia per l'università.